Al Todi Festival Roberto Erlizka porta in scena Il canto di Ulisse, spettacolo emozionante tratto dall'opera Se questo è un uomo di Primo Levi. Siamo agli spettacoli, pagina che apriamo con Il canto di Ulisse portato in scena al Todi Festival da Roberto Erlizka. Il servizio è di Mino Lo Russo. Doveva essere un animale di grossa taglia. È considerato il più grande attore italiano di teatro. Un torinese, di padre cecoslovacco di origine ebraica e madre italiana di fede cattolica, Davide di Donatello per l'Aldo Moro di Bellocchio. Roberto Erlizka, a Todi per il Todi Festival, ha portato in scena Il canto di Ulisse, spettacolo della compagnia Diritto e Rovescio, tratto dall'opera Se questo è un uomo di Primo Levi, nel quale lo scrittore utilizza il canto di Dante sulla morte di Ulisse per far riacquistare dignità all'uomo. Si tratta di un viaggio con musiche di Stefano Santospago, nel lager nazista caratterizzato dalla lettura di alcuni scritti dai quali emerge il sentimento di pietas nei confronti dei compagni di sventura. Un episodio di grande attualità, secondo l'attore, perché riporta l'attenzione all'eterno dramma di chi, nonostante le situazioni avverse, riesce a mantenere alta la dignità dell'uomo. Il lager come l'inferno, l'inferno come un quotidiano che annulla l'uomo, singolo individuo. Come chi carezzasse una brutta schiena.